non è per deformazione professionale, ma per profonda convinzione che questo 25 aprile 2020, 25 aprile che probabilmente verrà ricordato come il più difficile della nostra storia repubblicana, io vorrei buttare lì una suggestione particolare. Io sono convinta che il nostro paese ce la farà, soffrirà, lotterà, ma si risolleverà dalla drammatica crisi sanitaria, economica e sociale che sta attraversando. Sono anche profondamente convinta che un grande impulso a far sì che ciò avvenga verrà dal mondo femminile. Perché? Beh, potrei parlarvi della gestione dell'emergenza da parte dei paesi retti da leader donne, quasi sempre vincenti, oppure delle protagoniste dell'isolamento del Covid-19, tre donne, oppure del fatto che le donne sembrerebbero più resistenti a questo maledetto virus e quindi potrebbero essere le prime a ripartire. Oppure, potrei anche ricordarvi le norme gap occupazionale, salariale, che ahimè resiste nel nostro paese, e nonostante andare verso una parità di genere, una pari opportunità di genere sia un diritto sancito dalla nostra Costituzione, ma non solo, ma sia anche ormai ampiamente dimostrato che andare verso una reale parità nel mondo del lavoro sia qualcosa che fa molto bene all'economia di un paese, a tutta la società, appunto anche dal punto di vista economico. Però io vorrei porre l'accento sul fatto che per una ripartenza, per un rilancio del nostro paese e della società, sarà indispensabile ricorrere a delle competenze multifunzionali. E questo lo dico senza nessuna paura di essere smentita. Queste competenze sono tipiche delle donne. Le donne sono allenate a tenere insieme il lavoro, la capacità di relazione, di mediare, di cura, quella cura che oggi mettiamo al centro della nostra vita, di cui sono quasi sempre le donne a farsi carico. La cura che è stata relegata per anni a un fatto privato, secondario, e che invece oggi e più che mai ci rendiamo conto molto bene, non può essere certamente scissa dal resto dell'esistenza. E così chiudo parlando di una donna. Perché in questi giorni che la questione sanitaria è drammaticamente attuale, tutti noi ci rendiamo conto di che grande privilegio sia avere un servizio sanitario nazionale. Un servizio nazionale certamente imperfetto, ma che tendiamo a volte a dare per scontato, a volte anche a criticare. Però se pensiamo a quello che sta avvenendo nei nostri ospedali e sui nostri territori, ai medici, agli infermieri, e sono sicura che siamo tutti d'accordo che avere una sanità pubblica è davvero un grande privilegio. E quello che magari non sappiamo tutti è che questo privilegio lo dobbiamo a una donna, la donna che è stata la prima ministra nel nostro paese, prima del lavoro e poi appunto della salute, e che ha lavorato e voluto fortemente il Servizio Sanitario Nazionale, e che è l'onorevole Tina Anselmi. E mi sembra che il cerchio si chiuda e tutto torni, perché Tina Anselmi è stata una staffetta partigiana, un compito importantissimo per la liberazione del nostro paese, e ha formato il suo pensiero sui principi della nostra resistenza. Quei principi che attribuiscono allo Stato il dovere di rimuovere gli ostacoli economici, sociali, per far sì che si dia vita a una effettiva realizzazione di uguaglianza tra i cittadini. Quei principi che
che appunto vogliono il nostro sistema sanitario basato su valori di universalità e equità tra i cittadini, ma che valgono per tutti gli ambiti della società. Quei principi, quei valori che più che mai oggi, che bisogna tenere insieme la tutela della salute e i diritti, sono più che mai attuali e da difendere sempre. Buon 25 aprile a tutti e a tutte.